Leggere aiuta solamente a mantenere la mente attiva. È una totale perdita di tempo, anche perché di quello che leggete non riuscirete mai ad imparare nulla. Bene, qualcuno potrebbe dirvi così, ma io non sono tra quelle persone. La lettura, infatti, secondo me, ha innumerevoli vantaggi che non sto neanche ad elencarvi, anzi, voglio fare veramente un video ad hoc per loro. Oggi, invece, voglio parlare, per esempio, a quelle persone che hanno da sempre avuto un desiderio forte di leggere. Persone a cui magari piace anche parecchio, ma non sono mai riuscite a farlo con costanza e convinzione. Oggi, infatti, andrò a darvi alcuni consigli pratici non solo per aumentare la quantità e quindi il numero di libri letti, ma anche la qualità della vostra lettura. Non mi dilungo oltre e cominciamo. Oggi, quindi, andrò a darvi non uno, non due, ma ben 5 consigli per leggere di più e meglio. Non abbiate la fissa di dover per forza finire un libro. Spesso può capitare che magari state leggendo un libro e all'improvviso arriva una parte che non vi piace per niente, che trovate noiosa, vorreste saltare le pagine e andare avanti. All'improvviso, insomma, quel libro non vi piace più, ecco. Se prima l'avevate cominciato e vi era anche piaciuto, adesso no. Beh, non c'è nessun problema nel prenderlo, metterlo nella libreria e lasciarlo lì. Magari un giorno lo finirete, magari non siete pronti in questo esatto momento per capire quel libro. Perciò, insomma, non fatevi problemi, ecco, a fare una cosa del genere. C'era una frase molto carina di un tipo che diceva: c'è il libro giusto per ogni momento della nostra vita. Il trucco sta nel trovare il libro giusto nel momento giusto, però. Quindi, insomma, non abbiate paura di metterci un'orecchia per ricordarvi dove siete arrivati e lasciarlo nel vostro scaffale. Questo consiglio si collega direttamente con il secondo: potete leggere più libri contemporaneamente. In questo caso vi faccio un esempio sulla mia persona, perché l'ho provato recentemente sulla mia persona. Stavo leggendo un libro sul public speaking, ve lo faccio anche vedere perché ce l'ho qua. Questo qua era arrivato a pagina 140, è un libro anche che si legge abbastanza veloce perché resta molto nel pratico, non ha quasi niente di teorico, giuro sono 200 pagine ma sono scritte grosse e scorrevole. Arrivato a pagina 140 non avevo più così tanta voglia di leggerlo, appunto perché trovavo che rimanesse molto nel pratico, che sì, fosse utilissimo perché ho imparato un sacco di tecniche e particolari che da quando li so hanno cambiato il modo in cui mi relaziono con un pubblico, però in quel momento lì, quando ero a pagina 140, questo libro mi stava un po' rompendo le palle, se vogliamo dire, e mi si era presentata l'occasione di poter leggere un altro libro che avevo appena comprato perché dovevo leggerlo per la scuola, ma comunque l'avevo scelto di mia spontanea volontà, Flow, Psicologia dell'esperienza ottimale, libro su cui farò un video. E quindi cosa ho fatto? Ho preso questo, l'ho lanciato, cioè non è che l'ho lanciato nel cestino, ci ho messo un'orecchietta dove ero arrivato, pagina 142, l'ho messo via, pronto un giorno a finirlo, non per forza nelle prossime settimane, potrebbe essere anche nei prossimi mesi, magari tra un anno, non lo so, quando mi verrà voglia di finirlo, lo finirò. Ma non solo questa situazione qua, anche proprio il pomeriggio leggete un libro più impegnativo, un saggio, e magari la sera prima di andare a letto volete un libro più leggero e leggete una storia, cioè sono tutte cose che sì, non c'è nessun problema a fare, ecco, non sentitevi strani o appunto problematici se state leggendo due libri contemporaneamente, non abbiate la paura di concentrarvi più su uno che più sull'altro, fate come vi sentite, ecco. Terzo consiglio, entriamo nel clou, nella parte un po' più tecnica e interessante. Create un'abitudine, di modo che diventi quasi un rito la lettura. Io personalmente individuo come momenti per la lettura il post pranzo. La mia routine di solito si struttura così: dopo aver pranzato ho una mezz'oretta in cui cerco sempre di fare qualche minuto, ormai sto cercando di accrescere sempre di più, sono arrivato quasi 10 di meditazione e il resto lettura. L'unica cosa è che spesso devo contrastare l'abbiocco, però dai, ogni tanto ce la faccio, ogni tanto no. In ogni caso ho il post pranzo come momento in cui leggere e ho il prima di andare a letto. Spesso il numero di pagine che leggo dipende dal libro che sto leggendo, perché ci sono libri più semplici come quello che sto leggendo adesso, i più scorrevoli, che è Padre ricco e padre povero di Robert Kiyosaki, su cui farò un video perché è veramente un libro molto interessante. In questo caso riesco a leggere anche 15 pagine, 20 pagine a botta.
Mentre invece quando leggevo Flow, di quello difficilmente riuscivo ad andare oltre le 10 pagine perché era abbastanza complicato e denso di informazioni difficili da capire. Perciò anche voi trovate questi vostri momenti in cui leggere. Cercate di leggere magari anche sempre nello stesso ambiente, in modo che sia proprio quasi un rito. Se voi riuscite a crearvi questa abitudine e pian piano ad implementare sempre di più il tempo che leggete, quindi le pagine che leggete, riuscirete a leggere sempre di più e anche a leggere sempre meglio. Quarto consiglio: ponetevi dei piccoli obiettivi e dei grandi obiettivi. Cosa sono questi piccoli e grandi obiettivi? Beh, per esempio, piccoli obiettivi possono essere arrivare a pagina 100 entro il weekend, oppure oggi leggere 20 pagine, oggi leggere 30 pagine, in questi due giorni qua magari leggere 40 pagine, cose del genere. Cercate sempre di mettervi alla prova così per capire fino a dove potete arrivare. Questo è un metodo per cercare di leggere di più. Però state sempre attenti a non sacrificare la qualità. Se state leggendo e magari vi rendete conto che non state capendo niente perché è la 50esima pagina del giorno, smettete, non ha senso leggere così. E quando parliamo invece di grandi obiettivi, parliamo di obiettivi più a lungo termine. Quindi magari leggere questo libro entro tot data, riuscire a leggere un libro al mese, due libri al mese. Io stesso mi pongo dei piccoli obiettivi e dei grandi obiettivi, ogni tanto li porto a termine, spesso non li porto a termine. Diciamo che di solito i piccoli obiettivi me li pongo volutamente difficili da raggiungere e infatti spesso non riesco a raggiungerli, mentre invece i grandi obiettivi, quelli più a lungo termine, me li impongo più verosimili e infatti spesso quelli invece riesco a raggiungerli. Adesso a breve, entro fine anno, voglio fare il video in cui vi parlo di tutti i libri che ho letto in questo 2023. Non ve lo aspetterete, ma effettivamente, cioè non me lo aspettavo neanche io, sono un bel po'. E quindi voglio farci un video in cui vi parlo un po' di tutti in generale e della mia esperienza con la lettura. Siamo arrivati al quinto ed ultimo consiglio, un po' diverso dagli altri. Questo è per aumentare la qualità della lettura, non la quantità. Leggete sempre con una matita o una penna al vostro fianco. Questo perché dovete lasciare libero sfogo alla mente di potersi sottolineare delle frasi magari perché vi è piaciuta, annotare delle cose, magari un collegamento che avete pensato. Sono tutti i vostri pensieri che vi vengono in mente mentre leggete, sono tutti preziosi perché possibili futuri collegamenti per altre cose, magari come me per esempio, che dovrò fare un video riguardo al libro che sto leggendo adesso, è bene che io mi annoti le cose sul libro per sapere cosa dire. Però anche se semplicemente state leggendo perché vi piace leggere o perché volete leggere quel libro lì, perché siete interessati dalle informazioni che ci sono al suo interno, mi raccomando, segnate i vostri pensieri e le cose che vi vengono in mente mentre leggete. Fidatevi che non ve ne pentirete. Siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ho illustrato quelli che secondo me sono i 5 consigli, non i più fondamentali, perché non è che esistano i più fondamentali, ma quelli a cui ho pensato io e che credo che vi possano tornare molto utili. Fatemi sapere con un commento se volete chiedermi qualcosa o se volete consigliarmi qualcosa. Io spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video, tra cui tutti quelli di cui vi ho parlato che farò. Io vi informo anche che oltre a video di questo tipo faccio anche un appuntamento settimanale che chiamo Sunday Vlog, perché lo registro la domenica e lo pubblico in teoria il mercoledì o giovedì. Vi consiglio di andarvi a guardare anche quei video lì perché sono veramente delle chicche molto interessanti. Detto questo, spero di rivedervi e vi auguro un buon proseguimento. Ciao.